Ciao ragazzi, secondo voi cosa vuol dire sentirsi in un'opera d'arte contemporanea? Cioè esserci dentro spiritualmente ma anche fisicamente, perché è esattamente quello che sto vivendo qui, anche se non mi trovo all'interno di un atelier, bensì dentro a una cantina, la Hotella a Peschiera del Garda. E la famiglia che mi ospita, i Montresor, è stata tra le fondatrici della zona del Lugana. Siamo agli inizi degli anni 60, e questo grazie a Lodovico, il papà di Francesco e di Michele, ai quali ha trasmesso la passione non soltanto per la vita agricola legata al vino, ma anche quella per l'arte contemporanea. E per loro il legame arte-vino è diventato pressoché inscindibile. Ma il vino è un'arte? È bella domanda. Sì, il vino è assolutamente arte. Perché nel vino sono racchiusi i segreti di tante generazioni, i segreti di tanta cultura. E fare vino è la cosa più semplice del mondo, perché basta schiacciare dell'uva e il prodotto che ne esce è vino. Fare un grande vino è un'altra cosa. La cosa che fondamentalmente ci ha portato a fare questo matrimonio, questa unione di passioni, che è la passione per il vino e la passione per l'arte, non è stato altro che uno sforzo, ma anche il piacere di poter, nel momento in cui si è fatta la cantina, dare un luogo che potesse abitare le nostre passioni, da poterle condividere con i nostri clienti e in un certo senso riuscire a far comunicare non solo un modo di fare vino o di fare anche cultura all'interno del vino, proponendo passioni e proponendo interessi, ma anche e soprattutto un modo di essere, cioè la nostra identità. Chi viene qui non deve assaggiare solo un bicchiere di vino, deve assaggiare un bicchiere di vino, deve vedere delle cose che lo portano anche in un'altra dimensione, lo portano in un momento in cui dice, anche che non rientri nella sua lunghezza d'onda quello che vede, però comunque vede un pensiero. Come questa, lo percepisci subito di trovarti in una realtà sicuramente diversa da un punto di vista estetico rispetto ai canoni tradizionali con i quali siamo abituati a riconoscere una cantina. Qui la storia cambia, qui c'è dentro e fuori un mix di profondità ed essenzialità, di sostanza e di pensiero che si ravvisa non soltanto nelle opere d'arte appese alle pareti, ma anche nella ricercata semplicità delle forme che caratterizza tutta la cantina. Ma quindi questo, cosa c'entra col vino? La mia esperienza mi ha portato a un concetto, che è il concetto di semplicità. Cioè io adesso cerco cose semplici. Che fare cose semplici non vuol dire fare cose banali, vuol dire fare cose che implicano una grandissima esperienza, grandissima riflessione, e la semplicità è la somma, di tanta esperienza. E nelle cose semplici ci sono le cose più complesse e le cose più intelligenti, perché dietro la semplicità ci sono sempre pensieri forti, e il pensiero forte è quello che resta. Chi fa il nostro lavoro fondamentalmente è un custode, e quindi la responsabilità del custode è quella di prendere un qualche cosa che ti è stato dato dalla natura o magari anche da chi ha fatto questo mestiere prima di te, valorizzarlo e poi, appunto, come fa il bravo custode, poterlo poi un giorno dare a chi viene dopo di noi con un valore aggiunto importante, ma soprattutto con la grande consapevolezza di non aver dato nessun tipo di danno alla generazione che viene dopo di noi. Quindi la responsabilità e l'etica
che mettiamo nelle operazioni di campagna è una cosa che diciamo viene fatta in ogni singola decisione, per ogni singola operazione che prendiamo in questo senso. È passato più di mezzo secolo da quando papà Lodovico tracciava i confini di quella che sarebbe diventata la zona lugana a denominazione d'origine controllata. E questa azienda è stata la prima a produrre lugana in territorio veronese. Poi questo vino è cresciuto tantissimo nel corso del tempo, l'apprezzamento è cresciuto sia a livello nazionale che internazionale, un pubblico sempre più ampio. E questo grazie alla particolarità del vitigno, la Turbiana, il Trebbiano di Lugana, ma anche grazie all'impegno dei produttori, chiamati ad esprimere in un calice tutta la loro storia. E forse alla fine è proprio lì che si apprezza l'opera d'arte vino. I nostri vini devono essere vini che rappresentano noi stessi. Quindi, per dirti, un vino, per fare un vino complesso, non è un vino, non diventa complesso perché io continuo ad aggiungere cose al vino. Diventa complesso e abile quando io più tolgo e arrivo all'essenza, e arrivo alla materia prima, e più questo vino diventa interessante. C'è un'anima dentro il vino che rispecchia l'identità del produttore. E quando la gente viene qua in azienda, il nostro piacere, il nostro impegno è riuscire a coinvolgere i nostri clienti in questo percorso che rappresenta la nostra identità. E questo è lo sforzo, essere diciamo bravi a comunicare in ogni singolo gesto, nel prodotto, nell'azienda, questa passione, questa identità, questo sforzo che tende fondamentalmente a far sì che quel prodotto ci assomigli. E noi siamo fondamentalmente interpreti di un territorio, nell'interpretarlo mettiamo noi stessi. Michele, senza arte faresti gli stessi vini? Guarda, io penso che senza aver avuto questo percorso familiare di piacere e di educazione all'arte, al bello e al buono, che a volte la diamo per scontata, questa sensorialità della piacevolezza, io penso assolutamente di no, perché non saremo noi stessi, saremo un qualcos'altro. E magari ci mancherebbe quell'ansia, quella inquietudine di fronte alla materia infieri della fermentazione, della raccolta, della vinificazione, che non è altro che un'attenzione totale e coinvolgente nei confronti dei clienti di dare un pezzo di noi e quindi anche della nostra storia. Francesco e Michele hanno scelto di continuare lungo questa strada, quella del pensiero concreto. Il vino, l'arte, le opere, il rispetto di una certa etica produttiva e ambientale tramandano un'identità di fondo che loro hanno capito che non può più essere soltanto individuata, va anche fatta comprendere. E forse è proprio questa la sfida più difficile, perché uno il valore aggiunto che ha lo può esibire in mille modi. E loro hanno scelto uno che sicuramente non è facile, l'arte contemporanea. Non è facile, ma estremamente affascinante e forse anche uno dei più intensi. Mio papà nel 64, insieme ad altre due persone, ha disegnato la zona del Lugana, ci ha lasciato un'eredità spiegandoci cos'era il valore della terra, il valore dell'agricoltura, e ad oggi Michele, mio fratello ed io continuiamo sotto questa, noi la chiamiamo la stella polare, che di continuare sotto questa scia. Non ci siamo abbandonati a facili cose, che è una cosa che non rientra nei nostri piani. Devi dire grazie a tuo padre. Grazie, per forza. Mi ha dato l'arte, innanzitutto la passione per l'arte, l'ho presa da lui e questo mi accompagna da tutta la vita. Si vive benissimo, Stefano, senza quadri, si vive benissimo senza arte, ma credimi che con l'arte si vive tanto meglio. Non c'è niente di più inutile di un quadro, ma non c'è niente di più utile di un quadro, perché davanti a un'opera d'arte perlomeno si capiscono tante cose e soprattutto ti aiuta, a mio avviso, a restare giovane. Ho visto mio padre a 80 anni avere ancora la curiosità di un bambino e vorrei, se ci riesco, riuscire a diventarci anch'io. Quello che nostro padre ha dato non sono tanto beni patrimoniali,
che ovviamente ci sono stati dati ed è una cosa, ma è stata proprio un'educazione ed è stato anche un modo di fare che ovviamente quello di mio padre resta unico e irripetibile. Nel nostro caso è un qualche cosa che ci piace sempre ricordare e confrontare per poter essere appunto nella seconda generazione, chi verrà dopo di noi nella terza generazione, continuativi in questo modo di essere.